Salve a tutti, sono Giovanni Picarella, tecnico della Timac Agro Italia da 20 anni e ci troviamo a Mazzarrone. A Mazzarrone è territorio IGP che si disloga fra l'Etna e il mare. Questa areale così particolare dà al prodotto che insiste in questa zona un profumo e una peculiarità che è difficile trovarsi. La zona è particolarmente, come ho detto, vocata per l'uva da tavola. Infatti ci troviamo nell'azienda Iacono, un'azienda che negli ultimi anni ha utilizzato i prodotti Timac e ha usufruito del metodo Timac, cioè l'assistenza in campagna, che è quella che tutti i giorni noi facciamo per dare le giuste risposte alle aziende agricole. Ci troviamo in un vigneto di Uva Italia che è in fase di invaiatura. Fra un circa 40-45 giorni il frutto è pronto. Abbiamo iniziato a lavorare con i prodotti Timac da circa 5 anni, ma ultimamente, nel corso degli ultimi anni, vedendo i risultati, vedendo le risposte agronomiche che erano interessanti, l'azienda ha deciso di utilizzare solo ed esclusivamente prodotti Timac. Difatti questi ne sono i risultati e la prova è che ad oggi è difficile trovare appezzamenti che siano simili o uguali a questa tipologia. Abbiamo iniziato con prodotti di base, con il nuovo Top Foss che ha dato sicuramente un valore aggiunto ai nostri prodotti. Abbiamo proseguito con il Max Fruit, che è uno dei nostri prodotti di grande rilievo per quanto riguarda i prodotti fogliari, e stiamo continuando a fare le fertirrigazioni con i nostri KSC. Spero che al fine del ciclo culturale le risposte che fino adesso si stanno riscontrando possono essere avvalorate ancora di più dal mercato che ovviamente questo prodotto andrà a ricoprire. È un prodotto che sicuramente verrà collocato su un mercato italiano, ma anche su un mercato estero, visto che è molto ben diradato, presenta un acino molto regolare e per quanto riguarda il grado Brix che raggiungerà, è sicuramente un buon grado Brix che verrà valorizzato dall'utilizzo del Max Fruit.